Amici di Milano, purtroppo qua in via Antonini un incredibile, terribile incendio ha infiammato tutta la zona. Vedete i vigili del fuoco adesso? Probabilmente adesso guardate come continua a salire questo incendio. È notte fonda, sono oltre le 2:30, ma non smette. L'incendio non si riesce a domare, purtroppo. Queste immagini terribili, guardate i vigili del fuoco là sopra, continuano a spruzzare acqua, vedete, ma non riescono a spegnerlo per ora. È un incendio fortissimo. Non abbiamo ancora delle informazioni in merito chiare, i vigili del fuoco che vanno avanti e vengono, come potete vedere. Non abbiamo ancora delle informazioni chiare, sembrerebbe che non ci siano morti, fortunatamente speriamo che continuino ad essere positive le informazioni. E guardate, siamo in via Antonini, noi siamo all'altezza del 25, adesso vedete che coprono qua, sono giustamente per non far passare in caso di crollo forse dell'edificio. Queste sono immagini che non avremmo mai voluto vedere. Siamo in zona via Ripamonti, vicino a via Ripamonti. Questo era un edificio moderno fatto 11 anni fa, in fiamme. Ciao. Vedete, i vigili del fuoco se ne vanno. La zona è stata giustamente qui tutta monitorata, è stata blindata in modo tale che in caso di crollo e per il fumo non si possa accedere. Insomma, sono ancora lì, adesso si vede meglio, si vede che stanno cercando di spegnerlo, eccolo qua. Guardate, ecco, da qua si vede molto bene adesso, vedete che stanno cercando là sopra proprio di spegnere il fuoco. Siamo proprio sotto l'edificio adesso, guardate, con le immagini, ovviamente ho zoomato perché sono a debita distanza, ma guardate come cercano di spegnere proprio quel punto lì che non riescono a domare per ora. Guardate, con le luci illuminano. E poi grande lavoro dei vigili del fuoco, grazie a tutti i vigili del fuoco. Sono qui dalle 5:30 a lavorare per spegnere questo incendio incredibile, un incendio pazzesco. Amici, spero di potervi dare buone notizie domani sulla pagina. Intanto ringraziamo i vigili del fuoco per l'incredibile lavoro che stanno svolgendo per questo incendio.